una piattaforma per appunto la cosiddetta social TV, ovvero vogliamo portare, coniugare, diciamo, l'esperienza di diffusione dei programmi anche con quello che sta avvenendo in tempo reale sui social media. Di conseguenza il servizio che abbiamo pensato permette di avere e di portare allo spettatore finale già le informazioni riguardo a quello che sta succedendo nei social media, Twitter, Facebook, sui programmi. Quindi non devo più scegliere un programma in base solamente a quello che viene consigliato dai giornali, ma posso anche vedere, utilizzando appunto il servizio, vedo in questo momento quali sono i programmi che hanno raccolto più commenti, più tweet da parte degli spettatori. In Quindi tempo in reale. tempo reale, esatto. Piuttosto che avere anche qui, abbiamo invece la visione dello storico, quindi nell'ultima settimana il programma più caldo è stato Pechino Express, è vero, lo posso leggere sui giornali, sentire dei miei amici, però lo stesso posso anche inquadrare e fare le mie scelte di alternativamente, ho la possibilità, se no, di accedere in una modalità abbastanza innovativa alla guida dei programmi, di nuovo, diciamo, in chiave social, nel senso, appunto, dove riportate le informazioni anche, essendomi iscritto con il mio account Facebook piuttosto che Twitter, le informazioni anche degli amici a cui sta piacendo quel programma. Quindi, senza uscire dal servizio, posso consultare la programmazione e andare a vedere anche programmi, informazioni di dettaglio, avere tweet che sono stati abbinati. E il vantaggio è che non devo uscire e utilizzare l'app, il client nativo di Twitter piuttosto che di Facebook per avere le informazioni, ma in maniera facilitata, appunto, i miei amici che hanno votato su Facebook per la trasmissione, posso votare anch'io e di conseguenza esprimere il mio giudizio, e questo servirà poi al sistema per tenere in mente i voti che ho fatto e fornirmi poi delle raccomandazioni. L'idea è quella che, appunto, il sistema ricorda le mie azioni esplicite di voto, e quindi mi propone anche dei programmi che ci sono nella giornata a venire in base ai gusti che io ho espresso. E la vista facile, se no invece modalità appunto divano, cosa c'è in onda stasera, o la vista tagliata sul momento istantaneo di quello che sta andando in onda, con l'indicazione appunto di nuovo di quanti tweet ci sono, qual è la trasmissione più calda e così via. Abbiamo altre poi funzionalità, questa sarà un'app che metteremo sugli store sia Apple che Android ai primi di ottobre, e abbiamo già anche appunto in cantiere le evoluzioni con altre funzionalità più multimediali e di cloud. Una delle viste in realtà aumentata di questo servizio, che è costituito appunto sia da una piattaforma che integra informazioni relative a una località, informazioni relative arricchite anche riguardo a negozi, musei, informazioni, dati turistici, che vengono rese fruibili all'utente tramite appunto una companion app da installare sul terminale mobile, che funziona in modalità di realtà aumentata piuttosto che anche funzionalità normale come mappa aumentata. Questa piattaforma e l'applicazione finale è stata appunto proposta, ha partecipato ad una gara di appalto di Expo 2015, e appunto sarà l'applicazione di riferimento in realtà aumentata che verrà utilizzata dai partecipanti. È ricchissima dal punto di vista di funzionalità. Adesso qui, naturalmente, questa è la versione già finale, quindi non siamo a Milano e quindi abbiamo una simulazione dei dati. Abbiamo informazioni, appunto, dicevo, relative sia alle informazioni turistiche che informazioni che possono essere, saranno di utilità per anche i partecipanti, qual è il ristorante aperto, gli orari della metro piuttosto che delle stazioni ferroviarie. Ci sono varie viste, quella anche in realtà aumentata, e la piattaforma è in grado anche di fare un riconoscimento, diciamo, in tempo reale di quello dello
stream video che viene catturato e identificare e riconoscere dei luoghi particolari, oltre al fatto di appunto aumentare con informazioni, videoclip piuttosto che fotografie o contenuti social presi dalla rete, l'esperienza di navigazione all'interno di un edificio. Quindi sono già stati caricati e sono ancora aggiunti altri elementi per arricchire. Ad esempio, questa è l'immagine del Museo del Novecento di Milano, no? Quindi per lo spettatore che si troverà in quel momento a visitare questa sede, inquadrando l'edificio, la facciata del monumento, avviene un riconoscimento in rete in tempo reale della facciata, e sopra questa, come potete vedere, vengono sovrapposte altre informazioni, spiegazioni tipo l'orario, dove acquistare i biglietti, o addirittura anche poter entrare virtualmente all'interno del museo stesso e avere quindi una fruizione dei contenuti che sono abbinati in esso. La stessa piattaforma è stata utilizzata anche per fornire l'arricchimento di informazioni, quindi multimediali, riguardo alla carta stampata, riviste, giornali o altro. Quindi si utilizza la stessa piattaforma di back-end. Ci sono, ovviamente, state installate e disponibile un'altra applicazione che permette appunto all'utilizzatore di poter facilmente fruire di contenuti multimediali che sono abbinati agli articoli o a una edizione della determinata rivista. Si può vedere come appunto è stata riconosciuta il numero della rivista, e in sovraimpressione vengono introdotte delle ancore che danno l'accesso a quei contenuti esterni abbinati al fascicolo stesso. Quindi posso poter approfondire delle informazioni, posso andare a vedere degli articoli correlati, piuttosto che vedere dei videoclip che sono stati caricati prima in fase editoriale e sono abbinati alla rivista stessa. E quindi in questo modo, diciamo, viene chiuso il gap che esiste tra il mondo fisico, sia appunto girando negli spazi, come abbiamo visto prima nell'applicazione di realtà aumentata per Expo 2015, piuttosto che invece l'estensione riguardo al materiale stampato, riviste, giornali. Quindi un'integrazione cross-mediale, sostanzialmente. E naturalmente tutto il sistema è realizzato in modo da poter facilmente, diciamo, abbinare a pagine, articoli, basta che abbiano appunto sovrimpresso un logo di riconoscimento particolare che trigger l'attivazione, con contenuti multimediali. Quindi una rivista, una redazione può facilmente in autonomia arricchire in maniera multimediale i propri numeri, le proprie informazioni. Quindi potrebbe anche essere un'applicazione per la pubblicità. Assolutamente, sì, assolutamente sì, è uno degli sbocchi appunto per poter abbinare, c'è stato anche fatto, non è presentato qua, appunto l'abbinamento di videoclip anche pubblicitari abbinati al riconoscimento di loghi e di video. E ovviamente anche per la formazione scolastica. Sì, immaginiamo gli ebook piuttosto che anche i libri tradizionali, quindi il rimando ad esercizi piuttosto che il rimando a pagine social su cui possono intervenire gli studenti può avvenire appunto tramite un riconoscimento di loghi e di immagini che rimandano poi in altri spazi virtuali. Qua possiamo vedere invece un'altra soluzione sviluppata all'interno dei laboratori di Torino, si chiama Smart Reporter, e essenzialmente è una configurazione mobile che viene utilizzata dai giornalisti, dei reporter, quando sono fuori dall'ufficio e devono preparare e inviare dei pezzi da mandare direttamente in onda. Quindi la peculiarità è la combinazione di utilizzo di tecnologie software adattative per la compressione del video, in modo tale che appunto utilizzando le capacità delle nuove reti 3G ed LTE permettono appunto ad un operatore di andare in giro semplicemente con uno zainetto la
apparato di comunicazione e la telecamera, e quindi fare esattamente quello che lei sta facendo e mandarlo direttamente in onda alla sala regia. A quel punto il flusso video è già pronto per essere poi da console rimandato in onda durante le trasmissioni. La caratteristica, dicevo, è quella che è in grado di adattarsi bene alle variazioni di banda, quindi nel caso di temporanee cecità di trasmissione o problemi di riduzione di banda, viene innanzitutto data priorità all'audio, perché viene garantita quindi almeno un minor disturbo in chi sta guardando la trasmissione, eventualmente arriva poi un fermo immagine fino al ripristino della situazione. Come dicevo, questa soluzione è già stata utilizzata sia dalla 7 che da Rai all'interno di due trasmissioni, la vita in diretta e la durata. Un'altra demo che abbiamo come livello di laboratorio da noi è il sistema, anche questo già disponibile ormai come prodotto, e questo oggetto che permette appunto di memorizzare all'interno della propria abitazione, connettendolo direttamente in wifi, tutti i propri contenuti multimediali. La caratteristica appunto permette di poter riversare, effettuare un backup dei dati che io posso avere sul PC o sui cellulari, e in autonomia programmabile per poter farne un backup, una copia all'interno del cloud, in rete, in modo tale che anche staccando appunto tutti i PC di casa o i miei dati al sicuro a casa mia, e eventualmente a scelta ne posso avere una copia, un backup anche all'interno appunto del cloud, in modo tale che da qualsiasi punto io sia posso avere una copia dei dati accessibile e sincronizzata. Quindi entrambe le applicazioni non sono più prototipi, ma sono queste effettivamente. Esatto. Allora, l'applicazione, la piattaforma e le applicazioni, abbiamo visto quelle di Expo 2000, riconoscimento per l'editoria e per la carta stampata, sono scaricabili dagli store e utilizzabili, sono ospitate appunto nel cloud, sono appunto già pronti, disponibili in esercizio. I primi di ottobre metteremo anche sugli store la versione per la televisione, che è già appunto è stata sviluppata in modalità per permetterne la fruizione da un pubblico più ampio, ancorché sia prototipale, non è ancora un prodotto telecom. Cosa bolle in pentola di nuovo al T-Lab di Torino? Se è possibile saperlo in anteprima. Ma ci stiamo preparando, diciamo, questi sono i risultati delle cotture degli anni, no? Sì. Delle pentole degli anni precedenti. Una cosa importante che è stata attivata e ha avuto anche risonanza nel corso dell'anno a livello di stampa è stata la volontà, con la costituzione di quelli che si chiamano JOL, Joint Open Lab, la volontà di collaborare in maniera sempre più stretta e proficua con le università italiane. Sono state individuati dei primi centri di eccellenza, Milano, Torino, Pisa, e altre siamo a 5 mi sembra in questo momento, altre saranno in corso di attivazione nel corso dell'anno, dove proprio fisicamente i ricercatori Telecom e i ricercatori dell'università cooperano gomito a gomito quotidianamente, in modo tale da cross-fertilizzare, diciamo, le competenze e le eccellenze più nel campo teorico dell'università con gli sbocchi di business model o scenari applicativi che possono poi atterrare a servizi e prodotti che speriamo servano poi a migliorare e ci auguriamo la vita quotidiana di ciascuno di noi.